A causa del livello di sicurezza dell'oggetto, SCP-177 deve essere contenuto nella stanza del dottor Kalib. Deve essere spostato solo sotto sue direttive o di quello di un amministratore di livello 4. SCP-177 deve essere tenuto in un armadio di livello 4. Durante l'uso di SCP-177, le regole standard degli scacchi devono essere rispettate. Qualsiasi soggetto che tenti di barare o aggirare queste regole deve essere scortato fuori dalla stanza. SCP-177 è una normale scacchiera 8x8 di 40x40 cm. Vi sono 16 pedine, 2 re, 2 regine, 4 alfieri, 4 cavalli e 4 torri, per un totale di 16 pezzi neri e 16 bianchi. Tutti gli oggetti sono stati scolpiti nell'avorio di una zanna d'elefante. I pezzi bianchi sono mobili e possono anche essere rimossi dalla scacchiera. Quelli neri, tuttavia, non possono essere rimossi o spostati da alcuna forza esterna. Ciò risulterebbe solo dannoso per le apparecchiature. Quando viene usata una mossa di apertura permessa con i pezzi bianchi, SCP-177 si attiva. Quando è attivo, SCP-177 può essere utilizzato per giocare in una partita a scacchi con le regole basilari. Il bianco muove per primo, le pedine possono muoversi di due caselle alla prima mossa, eccetera. I pezzi neri si muovono autonomamente e dopo aver fatto una mossa usando i bianchi, quel pezzo diventerà inamovibile finché il nero non muoverà. Quando un pezzo viene mangiato, viene spostato sul lato della scacchiera e rimosso dal gioco automaticamente. Nel caso che vincano i bianchi, i neri tornano nella posizione iniziale e non si osservano ulteriori effetti finché non si gioca nuovamente. Se i neri vincono, questi inizieranno una danza celebrativa e tutti i bianchi cadranno prima di rimettersi nella posizione originale. SCP-177 è stato ceduto in custodia alla Fondazione il 3-1990 a seguito di una svendita di un antiquariato dell'area di Londra, Inghilterra. Il negozio in questione conteneva oggetti comuni, ad eccezione di SCP-177, che venne acquistato dal dottor Kalib. Il negozio è da allora sotto sorveglianza per ulteriori attività anomale. Grosse perdite per la squadra nera. Termina in scacco per i neri dopo 60 mosse. Poche perdite per i neri. Termina in resa di D-177-1 dopo 50 turni. Quasi tutti i bianchi sono stati mangiati. Questo è il primo caso registrato in cui SCP-177 vince una partita. Mister, è stato informato del fatto che SCP-177 era attivato da un avanzato simulatore di scacchi della Sherman Computer Products. SCP-177 ha mosso con successo una delle sue pedine alla regina ed ha usato questo pezzo per mettere sotto scacco Mister alcune volte prima di uno scacco matto dopo 75 turni. Mister, è stato rilasciato dopo aver assunto amnestici. SCP-177 ha fatto pause considerevolmente lunghe tra i turni, spesso oltre i 10 minuti, e ha mosso lentamente i pezzi. Alla fine, Mister si è ritirato, dichiarando che la scacchiera era rotta e che impiegava troppo tempo per una mossa. Nei test futuri, controllare il tempo sarà un dato per garantire che non si ripeteranno inconvenienti simili. Mister è stato rilasciato dopo aver assunto amnestici. Scacco matto per SCP-177 dopo 154 turni. Dottor Kalib ha dichiarato che è stata la miglior partita a scacchi che lui abbia mai giocato ed ha espresso l'intenzione di giocare di nuovo. SCP-177 ha perso in 50 turni contro Deep Blue.
Da quel momento, la strategia di scacchi di SCP-177 è migliorata notevolmente. Scacco matto sul dottor Kalib in 11 mosse, un nuovo record per SCP-177. Dottor Kalib ha dichiarato che SCP-177 deve aver barato, citando l'abuso del movimento in passant. Il filmato mostra che SCP-177 ha giocato secondo le regole. Mister, è stato informato che SCP-177 è controllato da un avanzato software di scacchi sviluppato dalla Sherman Computer Products. Mister, ha perso contro SCP-177 in 90 mosse, affermando che chiunque abbia programmato questo computer è un genio. Mister, è stato rilasciato dopo aver assunto amnestici di classe A. SCP-177 ha vinto in 25 mosse. Il software è stato programmato per deviare le regole degli scacchi e di barare se necessario. I pezzi bianchi sono stati mossi da un braccio robotico. La partita è progredita normalmente fino al 63esimo turno, quando Andersen ha cercato di muovere la regina bianca come un cavallo in modo da raggiungere lo scacco. A seguito di ciò, SCP-177 è stato gettato su Andersen da una forza invisibile ad oltre chilometri orari, finendo per distruggere alcuni circuiti vitali per la funzionalità del computer. Nuovo protocollo, niente imbrogli. C'è davvero bisogno che dica cosa potrebbe accadere ad una persona se provasse a barare contro questa cosa?